Bentrovati a Monitor, speciale Monitor inserito nella programmazione della Notte Piccante. Monitor, come sapete, è la trasmissione di Catanzaro in forma di approfondimento che cerca di dare spazio ai temi di attualità. Tema di grande attualità è sicuramente quello che andiamo a trattare questa sera con alcuni ospiti che adesso vado a presentare. La Calabria per mare, per terra, su costa e su monti è attraversata da diversi progetti in itinere di impianto di diversi parchi eolici, sia terrestri sia marini. L'argomento sta assumendo dimensioni che vanno al di là chiaramente del semplice tecnicismo, di cui pur daremo accenni, per investire direttamente l'interesse delle popolazioni, dei movimenti e delle amministrazioni locali. Diversi comuni si sono già espressi in modo contrario all'impianto, anche perché hanno, poi diremo meglio, non hanno molta voce in capitolo se non quella di comunicare le impressioni e i sentimenti della popolazione, che in genere si dimostra un po' restia ad accettare le argomentazioni che invece vengono portate con forza dalle aziende produttrici, che sono più o meno emanazioni di multinazionali che investono nel nostro territorio calabrese, sia terrestre sia marino, e probabilmente per evidenti motivazioni economiche. Vi presento intanto i nostri ospiti che ho qui sulla mia destra. Parto dal più lontano dal punto di vista fisico, chiaramente, è l'architetto Walter Fratto, che è un esponente di Italia Nostra. Alla sua sinistra abbiamo Valentino Santagati, che è del Movimento Terra e Libertà. E infine vicino a me è qui Daniele Gualtieri, segretario generale CISL Magna Grecia, che comprende i territori di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Per inquadrare bene dal punto di vista generale la situazione attuale, direi, non so, Walter Fratto, se magari ci può fare un quadro generale prima degli impianti in itinere della situazione in Calabria, e poi magari se ci restringiamo qui nell'ambito del Mare Ionio, che già di per sé offre diversi spunti di argomentazione. Prego, Fratto. Allora, dunque, in Calabria, partiamo prima da un concetto: produciamo molta più energia di quella che consumiamo, secondo alcuni calcoli, ma le proporzioni poi sono più o meno uguali se si cambiano i calcoli. Noi produciamo 17,1 terawatt di energia, ne consumiamo 6, ne esportiamo 11. Questo surplus di energia è dovuto quasi esclusivamente alle centrali di combustibili fossili. E noi in questo momento stiamo conducendo una battaglia, una guerra. La guerra è con l'aumento della CO2 che porta cambiamenti climatici. Non so chi, un potere sovranazionale o nazionale, europeo, non lo so, ha deciso che la Calabria, e non solo la Calabria, il sud Italia, debba diventare l'hub energetico dell'Italia, senza chiedere ai calabresi sostanzialmente che futuro vedono per la loro terra. Ma a parte questo, il censimento delle paleoliche in Calabria, in Italia, è fermo al 2019. Grosso modo si parla di 660 pale, secondo me sono almeno, in Calabria parliamo. Secondo me sono almeno il doppio, perché mancano gli ultimi 5 anni che c'è stato un incremento notevole. Che cosa succede con queste pale? Al 2030 noi dovremmo raddoppiare quello che abbiamo fatto dal 1990 al 2022-23. Dovremmo raddoppiarlo al 2030. Al 2050, e la data è recentemente diventata il 2040, dovremmo raddoppiare ulteriormente. Se ognuno di noi si fa una passeggiata sui crinali dell'Istmo di Catanzaro, si rende conto che cosa succede, che cosa potrebbe succedere con la triplicazione delle pale che ci sono in questo momento. E si comincia a colonizzare altre parti della Calabria, le montagne del Cosentino, soprattutto Sila Greca, si cominciano a colonizzare l'Aspromonte,
si comincia a colonizzare il mare, si sente? Sì. E nello specifico, visto che la domanda era precisa, nel Golfo di Squillace sono previsti 5 impianti, non uno solo. E la cosa mi dà da pensare, come coordinamento, ma anche come singola organizzazione, sono anni che ci battiamo contro l'eolico così declinato. E già Italia Nostra 3 anni fa fece una petizione che ebbe anche un notevole successo numerico. Mi pare che è stata rinnovata recentemente, vero? Sì, un'altra recentemente petizione. È stata rinnovata, anche se in questa recente io non ho nessuna partecipazione, però voglio dire, sono anni che Italia Nostra si occupa di queste cose, sia a livello locale, regionale un po' meno, diciamo quasi per niente, nazionale molto. Però quello che mi sorprende è il fatto che i cittadini catanzaresi, chi vive intorno al Golfo di Squillace, con la sola proposta di un impianto si è svegliato in maniera prorompente. Però sono anni che queste iniziative vanno avanti, dal 1990-95, che cominciano a mettere pale dappertutto. Adesso siamo arrivati a un punto in cui il fenomeno è estremamente visibile e quindi le domande sono milioni di tipi. Perché va a toccare un territorio, il mare, che diciamo più attenzionato dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, probabilmente. Ma diciamo probabilmente il mare è anche una ricchezza per molti operatori turistici, quindi il mare ha un valore, la spiaggia ha un valore economico considerevole. E quindi vederselo deturpato da una vista di paleoliche, seppur lontane, che modifica comunque la percezione che ognuno di noi ha sempre avuto del mare, è uno shock, diciamocelo chiaramente. All'obiezione che questa cosa è sempre avvenuta, cioè che la modifica del territorio è sempre avvenuta, si può rispondere semplicemente dicendo che queste modifiche sono state piccole, puntuali, non diffuse, non concentrate. Ognuno di noi, generazione dopo generazione, ha avuto modo di assuefarsi alle modifiche del territorio e quindi in un certo qual modo diventano inevitabili. In questo momento c'è un assalto alla diligenza del territorio e del mare calabrese che oggettivamente è insopportabile. Vorrei fare entrare adesso in campo Sant'Agata. A cosa è dovuto questo assalto alla diligenza Calabria? Probabilmente c'è stato un ampliamento delle maglie nella legislazione nazionale e regionale, probabilmente dovuta anche a un interesse peculiare della comunità europea. Mi pare che ci sono, diciamo, tutto discende da lì, ma poi tutto, diciamo, è stato declinato poi a livello periferico con ampia partecipazione dei governi nazionali e regionali. Noi dovremmo inquadrare il fenomeno in una maniera. Valentino Sant'Agati, sì, ripeto, è del Movimento Terra e Libertà. Lui è della provincia. No, ti voglio solo presentare un attimino. È della provincia di Reggio Calabria, di San Lorenzo, mi pare, un comune a metà tra Monti e Mari, anche sì. San Lorenzo, vicino a Reggio Calabria, insomma, merito Porto Salvo. A 40 prego. Chilometri. Quello che ha detto Walter prima ci consente di non parlare di alcune cose, di concentrarci sul fenomeno globale. Cioè quello che sta succedendo adesso in tutto il mondo è che invece di affrontare la crisi ecologica come dovrebbe essere affrontata, cioè considerandola una cosa complessa, si sta semplificando, si sta facendo riduzionismo, cioè si fa coincidere il problema ecologico con la transizione energetica. In realtà il riscaldamento globale è soltanto uno degli effetti di un'aggressione che ha subito il pianeta negli ultimi secoli per le attività antropiche, e non basta aumentare la produzione energetica da fonti rinnovabili per affrontare il dramma in cui siamo tutti inseriti. E allora adesso, condotta in questa maniera, gestita in questa maniera la transizione energetica, cioè come opportunità per affari, per fare affari che viene sfruttata da chi cavalca l'onda verde, diventa un'ulteriore modalità della distruzione che abbiamo già inaugurato con questi secoli di superproduzione, di economia che è distruttiva per costituzione. C'è un'economia che entra in rotta di collisione con i limiti biofisici del pianeta.
E allora bisognerebbe che invece di pensare soltanto alla produzione energetica, come se noi dovessimo aumentare sempre, la cosiddetta crescita comporta anche l'aumento della produzione e dei consumi energetici, ci dedicassimo invece alla rigenerazione degli ecosistemi terrestri, perché il problema climatico è collegato alla disgregazione degli ecosistemi, alla perdita della biodiversità, all'avvelenamento dell'ambiente. Quello che sta succedendo in Calabria, in Italia meridionale, che sono state elette, come diceva Walter, come zone di sacrificio, zone destinate alla monocultura energetica ad esclusione di ogni altro uso del territorio. Quindi si sta dicendo agli abitanti: voi non potete dedicarvi alla rinascita delle vostre regioni, dei luoghi in cui abitate. Si sta dicendo: voi ve ne dovete andare, perché questi territori sono di chi produce l'energia. E questo è stato fatto in una maniera anticostituzionale, perché il decreto Draghi del 2021 esclude i percorsi democratici, cioè la possibilità di incidere da parte delle comunità locali, dei loro livelli istituzionali, ed esclude, addirittura prevede che si possano fare espropri di terreni privati promossi dalle ditte che vogliono realizzare un progetto. Quindi c'è una situazione sconvolgente e paradossale, portata avanti in nome della lotta al riscaldamento globale, che però sta aggravando il problema ecologico e anche incrementando il riscaldamento climatico, perché se tu elimini gli alberi, cioè le infrastrutture di salute pubblica che abbiamo nelle nostre montagne, quelle vite che garantiscono la nostra vita, che consentono l'assorbimento dell'acqua e anche l'assorbimento della CO2, quindi sono necessari per affrontare il riscaldamento climatico, così come lo è il suolo vergine, libero dal cemento, dovrebbe essere sacro. In questo momento, dato che dobbiamo affrontare questo problema, invece le paleoliche e i pannelli fotovoltaici stanno aggredendo il suolo, eliminando boschi. Gli interessi delle multinazionali si stanno saldando a quelli locali dell'andrangheta dei boschi e del movimento terra, quindi stiamo combinando una distruzione epocale sotto le bandiere della transizione energetica, del cambiamento, invece è la conservazione che si nasconde sotto il cambiamento. Voi evidenziate questa contraddizione logica, diciamo, anche nello svolgimento e nell'effettuazione di questa transizione, come diceva lei, Sant'Agata. Ciò che fa, diciamo, mi rivolgo adesso a Gualtieri, CISL Magna Grecia ha prodotto ultimamente un documento in cui evidenzia alcune lacune nel modo in cui è stata portata avanti la questione delle paleoliche, e poi chiaramente Gualtieri ci illustrerà. Ma quello che fa specie è, diciamo, questa contemporaneità di interesse per la Calabria. Cosa c'era fondamentalmente? C'è un interesse chiaramente economico da parte delle diverse multinazionali per la produzione? Perché proprio in Calabria? Perché c'è stato questo spostamento progressivo, mi pare di capire, dai mari del nord, dove la sperimentazione è già avvenuta nei decenni passati, verso il Mediterraneo, e sul Mediterraneo che ci interessa in particolare, sul Mar Ionio? Intanto grazie dell'invito. Parlare di questi temi per la CISL Magna Grecia è sicuramente un aspetto importante. Lo si diceva prima, parliamo di un tema complesso e quindi che richiede sicuramente anche una capacità e un approccio totalmente diverso da quello che si sta avendo su questa tematica e in questa circostanza. Noi, lo si diceva prima, abbiamo espresso la nostra posizione, la posizione che non ha nessun pregiudizio, ma fa specie il fatto che quando accadono determinate situazioni o arrivano volontà di investimenti nei nostri territori, lo si apprende sempre dalle testate giornalistiche. Questo è un errore, perché il senso di responsabilità e soprattutto la complessità delle questioni, che non sono solo legate all'aspetto della transizione energetica o alla questione della sostenibilità ambientale, riguardano tutto il complesso di una visione di sviluppo che manca nei nostri territori. E quindi vedere ogni qualvolta una capacità di approccio che invece dovrebbe andare nel cuore dei problemi, si dovrebbe affrontare seguendo la strada del dialogo, del confronto, capire. Ancora non l'abbiamo capito in modo dettagliato qual è il progetto che questa azienda vuole fare in questo territorio,
e soprattutto quali sono le ricadute occupazionali. Mi dovrebbe invece farci specie il fatto che, come si diceva, lo dicevano prima chi mi ha preceduto, il fatto che noi assistiamo alle nostre colline piene di paleoliche, però quelle paleoliche non hanno prodotto nessun beneficio per il territorio e per la collettività, non hanno prodotto nessun ritorno economico per i cittadini. Neanche in bolletta, vero? Questa è la vera contraddizione. Allora, il fatto che, come si diceva, tanti comuni, tanti sindaci dei 20 comuni interessati hanno richiesto una riunione al governatore Occhiuto, doveva essere quello l'inizio di un percorso che doveva vedere il coinvolgimento delle diverse organizzazioni sindacali, delle associazioni datoriali, delle associazioni presenti nel territorio e delle istituzioni, perché ancora non abbiamo capito effettivamente quali sono e se ci sono degli studi nel caso di specie. Tanti dicono si compromette sicuramente l'aspetto paesaggistico, ed è normale. Tanti dicono si compromette l'economia e l'ecosistema marino, può essere vero, ma in che termini lo si fa? Quindi quando c'è un progetto di questo tipo, gli studi mettono nelle condizioni di capire che strada si sta perseguendo e devono trovare il pieno coinvolgimento dei territori. Prima lo diceva l'architetto Fratto, diceva il territorio è devastato. Questo ci deve far riflettere sul fatto che forse ci deve essere una vera partecipazione dei territori, una vera partecipazione delle comunità locali che devono trovare in investimenti all'interno del territorio delle ricadute. Invece qui, oltre al danno, la beffa. Si viene qui, si investe come è stato fatto fino ad oggi e non si lascia nulla al territorio, ed è un dato. L'altro aspetto invece è quello di vedere come creare una visione di sviluppo che tenga conto del fatto che le direttive dell'Unione Europea ci stanno portando ci devono necessariamente accompagnare, e quindi noi all'interno del territorio con la partecipazione dovremmo cercare di puntare su delle fonti di energia rinnovabili che lasciano quello che sono quelle fonti di energia che hanno prodotto gravi danni al territorio, come si diceva prima di iniziare anche la trasmissione, di quello che si è lasciato a Crotone. A Crotone si è lasciata una devastazione, nessuno parla che lì ci sono gravi difficoltà e ci sono gravi ricadute negative sulla salute dei cittadini, dove è stato in qualche modo verificato attraverso anche dei rapporti Sentieri, dove emerge chiaramente che quegli investimenti, quelle discariche hanno prodotto un'incidenza tumorale a danno di bambini, di donne e di uomini che hanno perso la vita. E allora qui si tratta di rivedere insieme un approccio, una visione di sviluppo che accompagni da una parte la transizione sicuramente energetica, ma che ponga questo territorio in un modo da cogliere le potenzialità inespresse, che sono quelle delle bellezze naturali. Io fino a poco tempo fa seguivo la categoria dell'agroalimentare e della forestazione, i boschi, tranne qualche organizzazione che da sempre denuncia il fatto che i boschi sono abbandonati e che non c'è più presidio umano per puntare sul rimboschimento, come si faceva una volta, per cercare di valorizzare il patrimonio boschivo, le bellezze naturali. A volte abbiamo camminato in continua, diciamo, da soli, e questo non va bene. Quindi le bellezze naturali, paesaggistiche, tutto quello che c'è di bellezza nel nostro territorio, legato anche al mare, al vento e al sole, dovrebbero creare i presupposti per rendere queste risorse patrimonio del territorio, ma allo stesso tempo capace di creare una visione di sviluppo che dia reddito, occupazione e lavoro all'interno delle comunità.
Bene, quindi la vostra non è una posizione pregiudizievole contro linea generale, ideologica, contro il rinnovamento delle fonti energetiche, però bisogna andare caso per caso, seguendo le inclinazioni naturali dei territori e coinvolgendo chiaramente in modo democratico i territori e le popolazioni. Sul coinvolgimento delle comunità, dei cittadini, delle città, diciamo subito che c'è un vasto movimento, ultimamente si è concretizzato in un manifesto comune da parte dei comuni con cui Catanzaro per esempio si è fatto promotore un po' capofila di tutti i comuni della costa ionica mediana. È stato approvato recentemente un documento in cui si richiede per quanto riguarda il parco eolico cosiddetto Enotria, che è quello che dovrebbe interessare il Golfo di Squillaci, di cui poi parliamo anche nello specifico, coinvolgendo mi pare 21 comuni rivieraschi. La presa di posizione di Catanzaro è abbastanza antica, l'ultimo documento era stato fatto, se non sbaglio, a settembre del 2023 con un atto di indirizzo che impegnava la Giunta e il Sindaco a farsi promotore. È stato recentemente anche proposto un incontro, come diceva prima Gualtieri, al presidente della regione Occhiuto, per cercare di venire a una non soluzione, perché da quello che si capisce gli ambiti di intervento delle amministrazioni locali sono molto, molto flebili, possono sicuramente offrire suggerimenti, possono offrire delle prescrizioni, delle osservazioni, ma non possono incidere realmente sul processo decisionale che parte da lontano in ambiti più alti di gerarchia amministrativa. Dal punto di vista dei movimenti, per esempio Fratto, che è di Italia Nostra, e Sant'Agati fanno parte di un movimento che si chiama Controvento, che è un coordinamento dei diversi movimenti che ci sono in regione. Non so se voleva parlarne un attimo Fratto. Sì, diciamo che già da qualche anno c'è questo coordinamento di associazioni che si occupano di questo tema nelle varie parti della regione Calabria. Ovviamente sono molto più radicati in alcuni luoghi piuttosto che in altri, semplicemente perché in alcuni luoghi c'è il problema. Dove più direttamente c'è l'impatto previsto di impianti che già ci sono, che vengono anche interessati a ristrutturazione, ad ampliamento? Oppure anche di impianti nuovi che sono in progettazione? No, scusa, me non ho sentito la domanda. Dico, questi movimenti che sono concentrati in ambiti territoriali specifici, lo sono perché ci sono in questi ambiti territoriali o progetti di ristrutturazione, di ampliamento dei piani dei parchi già esistenti, oppure è previsto un progetti con impianti di nuova progettazione? Sì, allora, tutte e due. Che le due zone principe di inoculazione di paleoliche sono Isola Caporizzuto e l'Istimo di Catanzaro. L'Istimo di Catanzaro in maniera molto... abbiamo qualcosa nella zona della Tarsia, Acri, che sta cominciando a subire questa aggressione, e già lì, anche attraverso Italia Nostra, già lì si sta sviluppando un movimento di resistenza a queste cose. Però io volevo partire un secondo prima. Allora, l'eolico ha una lunga storia, soprattutto nei paesi del nord Europa. Ha una lunga storia perché in condizioni particolari avevano necessità di produrre energia, lo hanno sempre fatto. Anche noi avevamo per esempio una sfilza di mulini a vento nella zona di Strongoli, c'è un bellissimo disegno che lo testimonia. Al nord Europa sono diventati molto bravi per questa cosa. La loro fortuna è che hanno un fondo poco profondo, quindi a mare possono andare tranquillamente, possono arrivare direttamente in profondità oppure ancorare. E lì erano incentivati fino a qualche tempo fa, ma la loro ricchezza maggiore era la quantità di ore di vento disponibili nell'arco di un anno. Mediamente per i paesi Danimarca e Germania le ore a disposizione utili per far girare le prime pale erano intorno a 4.500 ore ed erano da 5 a 7 metri al secondo di vento.
La tecnologia è andata a migliorare. Noi, le nostre prime pale avevano le stesse capacità di attivazione con questa quantità di vento. Piccolo problema, di progetto erano 1700 ore, ma secondo me, facendo un po' di interpolazione di dati ufficiali che comunque ci sono, facendo qualche conto, le ore effettive di utilizzo di queste pale sono in circa 700 ore all'anno. Il che vuol dire che se è vero che le pale eoliche sono produttive a 4500 ore all'anno, a 700 ore sono antieconomiche. E qui entrano in gioco gli incentivi. Se non sbaglio anche la Danimarca, ma anche la Germania da qualche tempo ha in regressione la possibilità di incentivare la costruzione di pale eoliche. Si è fermato il mercato, perché le pale eoliche, se non sono incentivate, non le costruisce nessuno, perché non sono economiche, cioè non sono investimenti produttivi, sono produttivi esclusivamente per le sovvenzioni, e le sovvenzioni le paghiamo noi in bolletta, con l'aggravante che il Sud paga anche un coefficiente omega che penalizza il Sud più, come dire, non mi viene il termine, ci sono più fallimenti, pagano meno le bollette, la gente paga meno la bolletta. Il fattore omega è un fattore regionale che omogeneizza tutti i pagamenti. Li compensa, diciamo così. Attraverso questo fattore, tutti quelli che pagano le bollette pagano anche per quelli che non pagano, e ovviamente questo vale per tutta Italia. In Lombardia è infima questa percentuale, in Sardegna è quella più alta in tutta Italia, subito dopo viene la Calabria, poi viene la Puglia, eccetera, eccetera. Quindi noi non solo siamo nelle intenzioni del governo nazionale ed europeo, dovremmo diventare hub energetico dell'Italia che produce, ma la paghiamo, e la paghiamo pure di più. Andiamo sul fondo dei ritorni. Ritorni praticamente zero. Ci sono bluff spaventosi nella pubblicità, anzi più che bluff sono falsi in pubblicità. Forniremo energia elettrica per 15.000 famiglie, è un falso in pubblicità. Produrremo energia che metteremo in mercato per venderla al miglior offerente. Le famiglie calabresi non c'entrano assolutamente nulla, considerando anche che la gran parte dell'energia che si produce qui va a finire alle regioni energivore. Va bene. Volevo però sapere qualcosa in più da Sant'Agati sul vostro movimento, su questo coordinamento controvento. Quali sono le iniziative che avete già svolto e quelle che sono in itinere? Questo coordinamento riunisce tutte le associazioni che si stavano occupando dei problemi territoriali, non solo quelli legati alla proliferazione indiscriminata dell'energia da fonte rinnovabile, anche associazioni che si erano occupate di discariche, di ponte sullo stretto. E questa unione di forze ha un connotato trasversale, ci sono sensibilità diverse dal punto di vista ideologico, politico e anche esperienze diverse, quindi la cosa bella è che per la prima volta in Calabria ci si è venuto incontro, cioè nel godimento della diversità e non nelle tensioni che in passato si sono generate. La cosa che riassume le posizioni del movimento, e io la voglio segnalare perché è una cosa altissima, adesso viene da un documento dei sindaci che sta circolando tra i sindaci ed è una richiesta di legalità costituzionale. I sindaci si rifanno all'articolo 9 della Costituzione che, come giustamente dicono loro, non può essere sacrificato per qualche altro valore costituzionale, men che meno può essere sacrificato per un prioritario interesse nazionale contingente stabilito dagli attuali governi, dai governi che si sono succeduti negli ultimi anni. Poi dicono questi sindaci che noi abbiamo 9.000 chilometri quadrati di suolo già consumato in tutto il territorio nazionale. Questo è un dato su cui il movimento Controvento sta insistendo da tanti mesi. Cioè, se l'ISPRA ci segnala ogni anno che si potrebbe fare energia rinnovabile senza sacrificare ulteriormente suolo vergine indispensabile all'assorbimento dello CO2, per quale motivo, dicono i sindaci, si continua a distruggere l'ecosistema forestale, il suolo destinato all'agricoltura per fare le pale eoliche, i pannelli fotovoltaici? Se posso riassumere, i sindaci dicono abbiamo già dato, bisogna cercare di sfruttare, no, magari... Sono sindaci di tutta Italia. Di tutta Italia. Quindi bisogna sfruttare... l'energia, secondo la Costituzione, è un servizio pubblico essenziale.
se diventa, come ha detto Walter adesso, un servizio privato pagato da fondi pubblici, noi non investiremo mai nel recupero di quei suoli già compromessi. Il privato va dove il suolo è vergine e paga di meno. Quindi queste persone che stanno guadagnando con l'energia, come diceva Walter, stanno guadagnando soprattutto attraverso i soldi che paghiamo noi al fisco. Perché l'esempio che facciamo sempre, nella piana di Oristano c'è la Winsun di Hong Kong che ha preso 300 ettari per fare pannelli fotovoltaici in un suolo irriguo, fertile. Lì c'è un fatturato annuo di 10 milioni e mezzo. 3 milioni e mezzo vengono dalla produzione energetica, 7 milioni glieli dobbiamo dare noi per 20 anni. Vi immaginate con 7 milioni quanti capannoni col tetto in Ethernet, se lo Stato, un ente collettivo, si assumesse la produzione dell'energia come compito, con l'obiettivo davvero di minimizzare gli impatti e di abbassare la CO2. Invece questa cosa sta avvenendo non per abbassare la CO2, non per venire incontro all'interesse generale che abbiamo tutti, ma per favorire interessi particolari di pochissimi. E un'altra cosa che vi volevo dire, poi cedo la parola a lui, noi abbiamo in Italia il 40% delle emissioni di CO2 prodotte dal 7% delle famiglie, e abbiamo nel mondo un ristretto numero di persone, le 40 fortune più grosse del mondo detengono la metà della ricchezza del pianeta. Quindi il problema da affrontare è anche questo, cioè la transizione ecologica dovrebbe essere giusta, equa, fare in modo che chi sta inquinando possa inquinare di meno. Perché se no le persone disperate è chiaro che hanno difficoltà e non sono coinvolte nel processo. Cioè, Gualtieri, sì, posso aggiungere, sì, quello che diceva Valentino. Cioè, in effetti non tutti produciamo CO2 nella stessa misura. C'è chi ne produce molto di più, c'è chi ne produce molto di meno. La devastazione del territorio teoricamente dovrebbe essere uguale per tutti, e già questa è una disparità notevole. Ma soprattutto, se non ci sono gli investimenti che permettono questo tipo di se non ci sono i finanziamenti che permettono questo tipo di, le paleoliche non avrebbero nessun futuro qui da noi. La superficie che ha detto Valentino, secondo alcuni studi, è molto più grande a disposizione. Ma se voi ci pensate, tutti i tetti nelle città non storiche, tutti i parcheggi dei supermercati, tutte le aree già compromesse. Non è calcolata quella dei tetti, Walter, in quel calcolo che ha fatto l'ISPRA. L'ISPRA, cioè, perché, i capannoni delle aziende agricole, cioè, tutta questa superficie ha un rapporto già con una proprietà, e allora perché non dobbiamo finanziare queste possibilità e andiamo a finanziare un capitale che sta dove? In America? In Inghilterra? In Nord Italia? In Danimarca? In Germania? Lontanissimi. E li finanziamo, e li stiamo finanziando adesso anche per acquistare i terreni, e fra 30 anni che l'impianto eolico è dismesso, che ne facciamo? Fra 30 anni che l'impianto eolico smette la sua produzione perché magari abbiamo scoperto la fusione nucleare, non lo so, sì, noi ci troviamo con una proprietà di multinazionali diffusa in tutto il territorio calabrese che non sapremo che fine farà. Tornerà agricola? Tornerà montagna? Tornerà bosco? Verrà bonificata? Le strade verranno cancellate e ridate alla natura? O resteranno? Andate a fare una passeggiata a San Sostene, è angosciante. Fate una sola passeggiata però lungo un'unica strada. Fino a quando ci sono le paleoliche, date un'occhiata alle strade di collegamento tra le varie paleoliche, e superate le paleoliche entrate nel bosco. Si passa da una situazione da horror, da film horror, a una situazione da Arcadia di altri tempi. Perché? Perché una strada che ogni paleolica ha necessità di essere collegata con un'altra. Le strade di servizio devono essere tra le paleoliche, i collegamenti elettrici devono andare ad una centrale di smistamento. Beh, certo, sì, eccetera, non è soltanto eccetera. La paleolica insieme, è tutto quello che ne consegue anche dal punto di vista. Ma perché? Per fare una strada in montagna dove non esiste nulla vi sembra poco conto?
è una devastazione. Certo. Aumentiamo i rischi idrogeologici che già esistono. Gualtieri, il sindacato chiaramente si pone anche, penso, il problema dell'impatto occupazionale di questa, come dire, ondata di nuove fonti energetiche va sviluppando sul territorio. Ma la nostra visione, la nostra posizione è quella che in questo territorio dell'area centrale si possa tranquillamente coniugare la sostenibilità ambientale, lo sviluppo e l'occupazione. Forse per troppi anni è prevalsa la logica del no su tante questioni, non sono solo le questioni legate all'energia, ma anche all'alta velocità, a tante questioni che emergevano quotidianamente. Forse la linea da seguire è quella di aprire un dialogo, un confronto costruttivo per condividere insieme una visione di sviluppo che tenga conto della tutela ambientale, della tutela legata ai nostri mari. E le trivelle nel nostro Mar Ionio, a Crotone, hanno prodotto gravissimi danni all'ecosistema marino e hanno prodotto gravi conseguenze negative al mondo della pesca e al pesce che mangiamo, però lì non ho visto assolutamente barricate. Allora su questi temi non ci possono essere assolutamente divisioni, ci deve prevalere l'unità di tutelare un territorio che deve tenere conto sicuramente della tutela del mare, della tutela del nostro paesaggio, ma deve aprire la strada ad un benessere che deve essere sociale ed economico, altrimenti continueremo ad assistere alla fuga dei cervelli e continueremo a dire quotidianamente che i nostri ragazzi, dopo aver fatto gli studi, vanno fuori. Noi dobbiamo creare, abbiamo noi la responsabilità, la politica ha la responsabilità di cercare di creare una visione di sviluppo in questo territorio e noi dobbiamo contribuire. Quindi con questo approccio vogliamo avvicinarci e vogliamo condividere, vogliamo governare i cambiamenti e vogliamo dare il nostro contributo, sicuramente consapevoli, come si diceva prima, che le complessità sono tante, le criticità altrettante, però oggi è il tempo di far prevalere l'unità alla divisione, l'interesse collettivo all'interesse individuale, uscendo da logiche di divisione che fino ad oggi hanno creato solo dei danni al nostro territorio e lo dimostrano, basta guardare, come si diceva prima, le nostre colline, basta guardare i nostri mari e basta guardare una flotta peschereccia che ormai non c'è più. Ormai da qui a 10 anni i pescatori più giovani hanno 48-49 anni, finita questa generazione non ci sarà più nessuno. Cosa si sta facendo per accompagnare una nuova generazione e per metterli nelle condizioni di poter tutelare quello che fino ad oggi ha creato un ritorno economico nei nostri territori, nelle nostre comunità, nelle nostre aree interne nelle nostre aree marine. Allora su questo noi dobbiamo vedere come insieme cercare di condividere un progetto di sviluppo che porti alla valorizzazione delle tante competenze, che dia dignità, che dia reddito a chi vuole restare in questo territorio, consapevoli che noi abbiamo una grande fortuna, che è quella a poco tempo di poter raggiungere la montagna e il mare. Se avessero avuto queste risorse in altre aree del paese avrebbero fatto chissà che cosa. Noi invece siamo qui ancora a capire, non siamo riusciti ancora a contestualizzare, a cercare di sprigionare le migliori potenzialità con le bellissime risorse naturali, paesaggistiche e artistiche che abbiamo in questo bellissimo territorio che è quello dell'area centrale, ma della Calabria in generale. Quindi da qui il monito deve essere quello di cercare di lavorare per metterci insieme facendo prevalere ciò che di buono c'è, facendo prevalere ciò che ci unisce, partendo proprio da questo tema che ormai è all'ordine del giorno,
del parco eolico, e quindi anche da qui il monito è quello che il governatore Occhiuto possa incontrare tutti gli attori sociali del territorio, ci possa in qualche modo, possiamo prendere atto di com'è la situazione, avere degli studi per capire quali sono gli impatti e fare le riflessioni insieme per aprirci, magari questa può essere anche l'occasione per invertire la rotta e aprire una strada che è quella del riscatto dei nostri territori, che non hanno nulla da invidiare a nessuna parte del paese. Grazie Gualtieri. Intanto il governatore Occhiuto, il presidente Occhiuto non ha ancora risposto all'appello dei sindaci, siamo fermi diciamo al piano integrato energia e clima del 2021, mi pare da là non ci si è mossi. Walter Fratto, riguardo a quanto diceva prima Gualtieri sulle trivelle, mi pare che sulle trivelle, mi pare che lei ha fatto pure un... No, ci sono stati, ha citato diciamo degli effetti gravi, allora, della trivellazione. Da quando siamo in guerra, perché siamo in guerra, sì, i nostri pozzi hanno prodotto tre volte, hanno tirato, estratto almeno tre volte quello che estraevano normalmente, aggravando e velocizzando i problemi che comunque già c'erano. Vi ricordo che già 3-4 anni fa ci sono state, anche nel Golfo di Squillace, sì, certo, delle prove di fracking, esatto, delle penetrazioni, delle introspezioni per andare a verificare se era possibile trarre metano dalle rocce subacquee. Credo che abbiano trovato un sistema, un mondo un po' più difficile di quello che potevano immaginare, per il semplice motivo, non so se vi ricordate, lo sfasciume pendulo sul, sì, mare, bene, Giustino Fortunato, continua anche nel mare. Questo continua, nel continua anche, esatto, nel mare, nel senso che noi abbiamo una costa decisamente fragile, con problemi secondo me anche abbastanza grossi, non vorrei continuare a spaventare, ma lo dico sempre, ormai lo dico anche qui, nel 1832 c'è stato uno tsunami che ha colpito da Catanzaro Lido a Cirò e nel 1832 ci sono stati 257 morti dovuti al tsunami? Per uno tsunami. Lo tsunami è dovuto a cosa? Dovuto a una frana sottomarina. Sottomarina. Se voi andate a vedere alcune delle mappe che sono incluse nei progetti che vengono presentati nel Golfo di Squillace, ma non in quelle note, almeno fino a quelle che ho visto fino adesso, la nuova presentazione sono un numero molto consistente di elaborati e sto ancora studiando, non ci sono queste mappe. Ma in altri progetti invece ci sono e noi abbiamo 4-5 aree di frane importanti consolidate che ci sono già state e una serie, almeno 4 depositi di fanghi che vengono sostanzialmente dai fiumi ma soprattutto da alcune attività vulcaniche che abbiamo anche nel Golfo di Squillace, una ce l'abbiamo a Catanzaro Lido per esempio, un'altra ce l'abbiamo sul fiume Crocchio, che in sostanza sono delle fumarole, grosso modo, che lasciano gas e fango, ma questo fango nelle migliaia di anni si accumula. Insomma, anche offshore è un territorio da prendere con le pinze. È un rischio. Senta, è un rischio enorme. Fratto, mi rendo conto che non abbiamo ancora parlato dell'impianto Enotria, magari qualche cenno è giusto, lo facciamo. Voglio solo ricordare, prima che dimentichi, che abbiamo anche invitato, per dire il vero, Legambiente, che ha avuto che ha una posizione differenziata rispetto alla vostra, quanto possibilista. Rinnovabilista. Ecco, è stato possibilista sull'impianto, mi pare di aver capito. Volevo però che parlassimo un attimo dell'impianto Enotria che è in itinere qui sul Golfo di Squillace, dal punto di vista tecnico, se ce lo riassume. Allora, Italia Nostra, anch'io sui social ogni tanto mi giacchiappo e devo dire che sono abbastanza appiattiti sulle ragioni dell'eolico in particolare, ma anche su quello del fotovoltaico selvaggio, chiamiamolo così. Il parco Enotria sono 37 aerogeneratori, sono alti 355 metri. Sono galleggianti, mi pare di aver capito, comunque collegati chiaramente con... Allora, loro dovrebbero essere ancorati su fondo morbido. Sì. Se non sbaglio la dicitura è morbido, sì, o mobile, o morbido mi pare.
che è una dicitura che non esiste nel nostro mare. Noi abbiamo roccia, come abbiamo la montagna, abbiamo il mare, come abbiamo le valli e i canyon a terra, abbiamo i canyon. I calanchi. Nella fattispecie nel Golfo di Squillace abbiamo quello importantissimo del Corace, che certo, è enorme, che arriva a 250 metri di profondità quasi subito. Abbiamo l'Alli, abbiamo il Cacina, abbiamo quello di Soverato, che adesso mi sfugge il nome. Cioè, noi abbiamo una serie di canyon che poi si confondono, ma hanno, come dire, disegnato il fondo marino in maniera molto pesante, significativa. Il Parco Enotria, per esempio, è situato tra una profondità di 500-600 metri a 1000-1100 metri. Sì. Diciamo che sono, per riassumere, perché non vorrei andare troppo sul tecnico, le torri dovrebbero essere collocate tra una distanza dalla costa tra i 22, tra i 20 e i 30, 32 chilometri. E 57 fino a Scandale. Esatto, mentre poi prima andava a bordo. Poi chiaramente c'è da fare ci sono due stazioni invece di trasformazione più vicina, mi pare di aver capito. Sì, non è la trasformazione più, la imposto Terna perché avrà qualche. E poi bisogna fare i collegamenti via cavo, chiaramente. Sì, allora, collegamenti via cavo, loro dicono che saranno in sotterranea. Ogni 2 chilometri fanno un buco per fare in sotterranea, non è specificato quanto sottoterra. Allora, se sono meno di 10 metri è un problema, perché se incontrano una zona archeologica che nessuno sa che esiste, se la distruggono. Se sono più di 10 metri, 12 metri, 15 metri va già abbastanza bene. Però il cavo porta una quantità di energia considerevole che ha bisogno di quasi 100 metri di area di rispetto. E un cavo di quel genere crea campi elettromagnetici. Campi elettromagnetici sia in acqua sia a terra, dei quali bisogna tenerne conto. Con tutti gli altri problemi che ci sono, il Parco Enotria, insieme ad altri due parchi, sono situati esattamente sulla rotta di maggior traffico dell'avifauna che attraversa la Calabria. Se andate a vedere le mappe prodotte dalla LIPU, la Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli, sono esattamente su questa rotta, ma sono esattamente sulla rotta del naviglio commerciale che c'è tra Capocolonna e Punta Stilo. Cioè, noi abbiamo una situazione, le navi dovranno allargarsi o fare la gincana tra i parchi. La situazione da valutare e da tenere sotto controllo. Che voi sappiate a che punto è, dal punto di vista burocratico, il progetto? È già approvato? Si deve fare forza? Sono le osservazioni, quindi le osservazioni poi saranno valutate e sulla scorta delle osservazioni si deciderà di bloccare o si deciderà di andare avanti oppure dare un'ulteriore documentazione. Insomma, ci abbiamo ancora tempo e possibilità di intervenire volendo, se c'è la volontà politica e generale. Gualtieri, stiamo andando verso la fine della trasmissione di Monitor. Vuole aggiungere qualcosa? Volevo aggiungere che, come diceva prima anche l'architetto Fratto, non dimentichiamo che questo parco di Squillace e Enotria non è l'ultimo che dovrebbe essere in costruzione, ma ce n'è un altro che è sempre stato oggetto qualche giorno fa e che abbiamo appreso dalla stampa, che dovrebbe sorgere nelle preserre. Quindi ritorniamo sempre al solito discorso, è l'approccio che è sbagliato. Cioè, oggi gli errori del passato ci impongono una modalità di approccio diverso delle problematiche e delle opportunità. Insieme, sicuramente, camminare insieme, discutere, approfondire, valutare gli impatti, in questo caso come in tante altre cose, confrontarsi, secondo noi è la strada maestra per cercare di trovare, trovare l'unità di intenti e soprattutto cercare di rilanciare questo territorio, facendo in modo di dare la tutela e la salvaguardia dei cittadini, ma mettere anche questo territorio anche nelle condizioni, ripeto, di poter creare occupazione e lavoro, che è quello che serve, perché altrimenti
non andiamo da nessuna parte. Quindi su questo, e chiudo, la sfida che anche dobbiamo lanciare è quella di vedere come dare, garantire, cercare di creare le condizioni per mettere, per mettere la popolazione, dare l'opportunità alla popolazione, ai cittadini, alle comunità, di abbattere magari anche costi energetici, come si diceva prima, che sono elevati, a fronte di una devastazione di un territorio che non può essere più sostenuta. Quindi questo l'invito della CISL, che c'è la disponibilità e il contributo per poter insieme lavorare e confrontarsi per lavorare, soprattutto per fare in modo di spronare la politica ad aprire i tavoli adeguati per ascoltare ciò che arriva dal territorio e poi decidere insieme. Grazie Gualtieri. Volevo concludere adesso con Sant'Agati, perché Sant'Agati, prima di essere assorbito, diciamo, dalla causa, dalla giusta causa ecologista, in genere è ancora un musicista affermato, fa musica tradizionale e si esibisce. Si esibirà anche, mi pare, nell'ambito della festa piccante stasera. Vorrei dire una cosa pratica. Prima ancora? Sì. Allora, prima l'argomento. Allora, siccome la distruzione del territorio non può essere compensata da alcun beneficio monetario, noi, trovandoci di fronte a una disgregazione avanzata degli ecosistemi, a danni che sono incommensurabili, non stiamo chiedendo di avere qualche vantaggio in bolletta, ma stiamo chiedendo una gestione del territorio che possa essere sensata, in armonia con le regole che detta l'ambiente. L'economia non può andare contro l'ambiente, ce lo dice l'articolo 41 della Costituzione rinnovato. Cioè, l'iniziativa economica privata è libera, ma non può arrecare danno alla sicurezza, all'ambiente, sì, quindi c'ha dei limiti e noi di questi limiti dobbiamo tenere conto. Poi, siccome questa è una questione di sopravvivenza e di dignità, le popolazioni si stanno mobilitando e il 29, l'aveva detto all'inizio Walter, sì, ci sarà una manifestazione sul Golfo di Squillace. In tre punti già fissati, Cropani, Guardavalle e Squillace, ma anche forse a Crotone, la gente si riunirà per manifestare lo sdegno e l'avversione anche a questa maniera di gestire i territori. L'appuntamento quindi il 29 settembre, sì, in questi quattro posti, tre o quattro posti che lei ha citato. A mare ovviamente. A mare, chiaramente. Partecipate, sì, per va favore. Bene. Sant'Agati, adesso possiamo passare, sì, al piccolo appunto musicale. Dicevo che è un musicista tradizionale, di musica tradizionale, ed ha scritto un pezzo a tema. La più grande manifestazione che c'è stata fino a questo momento si è svolta a San Vito, San Vito sullo Ionio. E l'anno scorso, a marzo, ci sono state circa 650 persone che hanno fatto una marcia laddove adesso è passato un progetto che prevede la distruzione ulteriore di alberi. E in quell'occasione, estemporaneamente, era venuta fuori questa canzone su moduli tradizionali che riassume un po' le cose che abbiamo detto questa sera. È uno stile di musica da ballo della zona di Gioiosa Ionica e le parole sono modellate pure su strofette. Perfetto, l'ascoltiamo e poi ci salutiamo, d'accordo? Posso togliere questo? Prego. Thank you.
Molto, molto bene, complimenti Valentino per questa ballata controvento, non so il titolo, poi lo proviamo magari. E niente, la nostra puntata finisce qui. Voglio iniziare Walter Frati, Italia Nostra. Terra e Libertà, Santagati di Movimento Terra e Libertà. Daniele Gualtieri della CISL Magna, grazie a tutti voi, grazie al pubblico che gentilmente ci ha accompagnato, e Monitor si interrompe qui per il momento in attesa di riprendere la nuova stagione. Buonasera, ci vediamo il 29. Ok, grazie.